Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là per giudicare i vivi e i morti, credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santo Rosario della Beata Vergine Maria, misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di nostro Signore Gesù dalla morte. Riprendiamo in questo ciclo di misteri gloriosi alcuni aspetti di ciò che abbiamo ascoltato nei misteri della luce, che ci parlavano dei generi dello Spirito Santo nei sacramenti. Li ripercorriamo perché nei sacramenti c'è la base di tutta quanta la nostra santificazione, come tante volte ho detto e anche scritto. Uno degli aspetti principali, a mio avviso, della crisi della Chiesa è proprio crisi di fiducia nella potenza, nella centralità e nell'importanza dei sacramenti, quindi incapacità di saperne trarre tutte le potenzialità di santificazione, nonostante che, come sappiamo, dalla dottrina della Chiesa, per il solo fatto di essere correttamente celebrati, i sacramenti già producono la grazia. Solo che bisogna vedere i contenitori che l'accolgono, come l'accolgono, e anche i ministri, come abbiamo sentito prima, come li amministrano. Ora, Gesù risorto ha proprio in occasione della risurrezione istituito due sacramenti. La sera di Pasqua ha detto agli apostoli: riceverete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete saranno non rimessi. Istituendo il sacramento della penitenza e nel mandato missionario dato agli apostoli, andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo ad ogni creatura, battezzando nel nome del Padre e dello Spirito Santo, ha istituito formalmente quel sacramento che, come dicevano oggi i Santi Padri, insegna la Chiesa, era stato, come dire, già in parte, ecco, sancito e introdotto in qualche modo attraverso il gesto di Gesù di ricevere il battesimo dal Battista. I battesimi della penitenza sono quelli che sono chiamati nel catechismo i sacramenti dei morti alla grazia, perché senza la grazia non esiste vita della nostra anima. Ora, il battesimo ordinariamente lo dicevano le creature innocenti, ma la crisi del battesimo di oggi è primo che molti bambini non vengono per niente battezzati, e altri, in misura sempre più crescente,
crescenti vengono battezzati ad età sempre più lontane, sono mesi a volte, qualche volta anche anni, anche 1, 2, 3, 4 anni. Questa prassi, tante volte l'ho detto, è un segno di tempo. Le nostre nonne avevano imparato a battezzare i bambini, come dice il Catechismo di San Pio X, massimo entro 10 giorni dalla nascita. E in tanti luoghi c'era la devozione, su cui forse oggi qualcuno sorride un po', ma molto graziosa, molto bella, di battezzare il bambino entro 24 ore, nella convinzione di credere che si liberava un'anima del purgatorio facendo questa cosa. Moltissime persone oggi addirittura ignorano una cosa di questo genere. Le nostre nonne insegnavano alle nostre mamme che non si riporta un bambino a casa uscito dall'ospedale macchiato della propria origine, perché in maniera insomma vezzeggiativa, si diceva, come se ci avesse, è come se ti portassi a casa un diavoletto, non certamente attribuendo cattiveria o responsabilità morale a un innocente, ma dietro la convinzione di credere che il peccato originale non è nulla, è una cosa seria, è una cosa che il bambino ha senza colpa, un peccato trasmesso ma non commesso, dice la Chiesa, ma è molto più grave, ecco, della, come dire, sporcizia materiale con cui il bambino esce dal grembo della madre e da cui viene immediatamente lavato. Ovviamente, perché quella materiale si vede, ma quella dell'anima non si vede. Altro brutto segno dei tempi, ecco, della fine dei tempi, speriamo, prossima, del diavolo, certamente non la fine del mondo, speriamo che arrivi presto, ma di questi tempi difficili che stiamo vivendo, una grande crisi del sacramento della penitenza. Molti penitenti, molti laici lamentano la difficoltà di reperire confessori disponibili e d'altro canto però molti confessori disponibili lamentano quello che abbiamo sentito prima lamentare anche da Gesù, che molte confessioni sono chiacchierate, sono sfoghi del cuore, sono confronti su problemi, sono sedute psicologiche qualche volta. Vivere bene il sacramento della confessione, quindi come presa di coscienza seria, ecco, del peccato, del male, che il peccato può ottenere fuori di noi, dicendo un pentimento sincero, provando quel dolore teologale, non soltanto ecco, dolorarsi per il male che il peccato produce, ma per il male che il peccato ha prodotto nella vita di Gesù, perché il peccato è la causa della morte del figlio di Dio, non è un gioco, non è uno scherzo, non è un fatto formale o giuridico, è un fatto profondo. Ci si confessa poco, ci si confessa male, l'esame di coscienza è un'altra fondamentale pratica che sta in crisi. Si usa poco e non bene il sacramento, sia da parte di chi ha bisogno, cioè da parte di persone che sono lontane da una vita di grazia attiva, quindi quasi certamente stanno in peccato mortale, sia talora anche dalle anime un po' più vicine. Magari, ecco, per il fatto di frequentare un po', pensano di essere esenti da ogni colpa, e a volte anche le anime che pensano di progredire un po', ma si confessano in maniera un pochino superficiale, nel senso che magari la dicono qualcosa, ma si tratta più che altro di cose meccanicamente ripetute, senza che ci sia un lavorio profondo per andare a cercare le grandi aree della nostra anima che dobbiamo portare al Signore, perché l'esame con la sua grazia è perché al tempo stesso ci aiuti a lavorarci sopra. Chiediamo al Signore con questo precisione di questo mistero che ci aiuti a vivere bene questi sacramenti. Il battesimo lo abbiamo ricevuto una volta e dobbiamo viverlo seriamente nella nostra vita cristiana, il sacramento della penitenza, per chi è adulto deve essere riscoperto come centrale e fondamentale nella vita cristiana. Perché credo che noi sappiamo bene che la Madonna ha raccomandato una confessione almeno mensile, ma per chi vuole fare un serio cammino di
meditazione sulle parole sue, si raccomanda la confessione ogni 8 giorni, la stessa regola d'oro che tutti i santi, non ultimo Padre Pio, raccomandava, frequente e ben fatta, che a Fatima Rodona ha detto che tra le cause della rinascita della fede ci sarà la rinnovata celebrazione fervorosa e dignitosa del sacramento della Penitenza. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione di nostro Signore Gesù al cielo. L'ascensione di Gesù segna l'inizio della, segna la fine della sua missione terrena e l'inizio del compimento delle sue promesse. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù mantiene questa promessa soprattutto con il sacramento dell'Eucaristia ed anche con il sacramento dell'Ordine, perché attraverso i sacerdoti lascia sul pianeta Terra i suoi rappresentanti. L'Eucaristia non è un simbolo di Gesù, ma rappresenta Gesù. L'Eucaristia è la presenza di Gesù. I suoi ministri invece lo rappresentano, lo ignorano, lo insegnano e lo amministrano. Ma sono due sacramenti che si rimandano l'uno all'altro. San Tommaso ha scritto le pagine spettacolari, individuando proprio il rapporto con l'Eucaristia.
che sia la quintessenza del sacerdozio ministeriale, il potere sull'Eucaristia e quindi il rapporto che il sacerdote deve avere con l'Eucaristia. Stiamo facendo un po' non di generi dello Spirito Santo, ecco, ma di attualizzazioni purtroppo dolorose della condizione critica in cui versano i sacramenti. Come sta l'Eucaristia oggi? Non bene. Le chiese, ci diceva anche il nostro amico Don Pierpaolo, ecco, già vuote, soprattutto i tempi estivi destinati a svuotarsi ancora di più e diventare teatro insieme alle piazze, insomma, di pubbliche profanazioni con le mode vereconde. L'Eucaristia domenicale trascurata da sempre maggior numero di persone, adesso ci voleva anche il terrore causato dalla pandemia per allontanare un altro po' di gente, oltre a molti che c'erano lontani. Le comunioni, molte volte fatte con estrema leggerezza, quindi senza comprendere l'importanza di mettersi in grazia di Dio, di farle precedere da una buona confessione sacramentale. La diffusione, adesso anche dovuta a motivi contingenti, di sempre maggiori riverenze nei confronti della presenza sacramentale di Gesù, i modi di trattarlo, la trascuratezza quasi totale del senso della presenza di Gesù nei tabernacoli. Molti fedeli che lamentano che non trovano mai una chiesa aperta, ma molti parroci che le chiese le tengono aperte per consentire ai fedeli che vogliono pregare di avere sempre libero accesso, ne lamentano essere molto molto vuote, e quindi il fatto che Gesù nel tabernacolo viene sempre lasciato solo, non si comprende l'importanza della preghiera dinanzi a lui. I sacerdoti, è vero che molti sacerdoti, purtroppo molti, speriamo non troppi, però non possiamo nasconderci dietro un dito. C'è una crisi anche nel sacerdozio, c'è molto una crisi di identità manifestata attraverso dei segni ordinari e disgraziatissimamente in casi eccezionali, ma purtroppo non totalmente assenti anche attraverso delle cose molto brutte che sono successe. Al tempo stesso però c'è anche una situazione critica da parte di molti fedeli che hanno completamente smarrito il senso del sacerdote, che è sempre rappresentante di Cristo, anche quando la sua vita non fosse all'altezza del ministero che ha ricevuto, non cessa di essere rappresentante di Cristo, anche quando il sacerdote stesso quasi autorizzasse le persone a non trattare come sacerdote, e purtroppo a volte capita, ma nessuno è autorizzato a farlo, perché davanti a Gesù lui è sempre il suo ministro e non vuole da parte di nessuno che si azzardi o che osi, ecco, trattarlo in maniera non consona alla dignità del sacerdozio che ha. E queste sono situazioni diffuse. Ci sono sacerdoti certamente che non sono all'altezza del loro compito, ci sono sacerdoti, mi invito chi ascolta questa meditazione a crederlo, che a volte precipitano proprio perché vedono, come dire, la totale assenza, come dire, di senso del sacerdote da parte dei fedeli, cioè vengono trattati a volte in maniera veramente impressionante, e a volte i sacerdoti dimenticano che un sacerdote è un sacerdote, ma è un essere umano. Non è detto che tu ci abbia davanti un gigante di santità che dinanzi a continue umiliazioni, abbandoni, solitudini, incomprensioni, critiche, calunnie e altro, regga e dice: vabbè, offriamo tutto al Signore in forza del ministero per la salvezza di queste anime. Alcuni non ce la fanno, alcuni non hanno raggiunto un grado di santità così grande. Quindi sì, ci sono le lamentele dei sacerdoti, ma qualche naufragio di qualche sacerdote, forse, ecco, a volte cade un po' anche su certi trattamenti da parte di fedeli, purtroppo, per
Segni non belli dei tempi hanno smarrito il senso sacrale del sacerdote. A volte i sacerdoti li abdicano, ma dei buoni fedeli potrebbero aiutarlo a recuperarlo, ecco. E viceversa, a volte tanti fedeli perdono il senso della loro dignità e un sacerdote nei confronti di un fedele ha il compito di fargli riscoprire la dignità cristiana. Preghiamo il Signore in questo mistero anche perché siamo riscoperti, rivissuti nella loro benedizione di sacramenti, l'Eucaristia, il sacerdozio, dove c'è il cuore della vita sacramentale della Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel cenacolo. Sappiamo tutti bene che la Pentecoste fu la prima discesa dello Spirito Santo e che il sacramento della Cresima è proprio l'attualizzazione nel tempo e nella storia di questo mistero. Lo Spirito Santo scende sul Cresimato, che in quel giorno rinnova personalmente la propria fede, si assume di persona la responsabilità di vivere da cristiano, che altri hanno assunto per lui come dopo battezzato. Si riceve il sigillo dello Spirito Santo, i sette doni dello Spirito Santo, in particolare il dono della fortezza, si diventa testimoni di Cristo, soldati di Cristo, si riceve la grazia
di vivere il Vangelo, di testimoniare il Vangelo, di professare il Vangelo, di soffrire per il Vangelo, se necessario di versare il sangue per il Vangelo. Pensiamo che cosa possa provare nel cuore il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, vedendo che oggi, insomma, a parte come arrivano certi ragazzi al sacramento della cresima, oggi l'età dell'innocenza è già quasi sparita e purtroppo si tende ad amministrare la cresima ad età abbastanza inoltrata. Quindi Padre Pio raccomandava che i sacramenti vanno celebrati possibilmente prima che il diavolo venga a profanare un'anima, e i ragazzi oggi vivono in un contesto dove è quasi impossibile preservarsi puri, diciamo così, incorrotti, sono circondati. La corruzione è entrata attraverso internet, attraverso tutti gli strumenti di comunicazione sociali, i telefoni, i social, fa una strage impressionante e purtroppo per molti diventa una realtà tristemente nota e parroce il sacramento dell'addio, cioè proprio la beffa, il giorno in cui hai la grazia di morire per il Vangelo è il giorno in cui il Vangelo per te muore il Vangelo, muore la Chiesa, muore la fragranza dei sacramenti, e chissà se tornerai in Chiesa il giorno del matrimonio, spesso e volentieri, lo vedremo più avanti, no? E forse per molti il giorno della cresima è arrivederci a quando non rientrerò con le mie gambe in Chiesa, non ci porterà qualcun altro, forse il giorno del funerale. Non voglio certamente in queste meditazioni rovinare il cuore o la vita a nessuno, ecco, cerco di presentare queste cose al Signore, cercare di fare nostri, certamente Gesù non è contento di queste cose, molto prima di noi. Sono dolori suoi che facciamo nostri unicamente alla preghiera, ecco, che il Signore si inventi qualcosa, ecco, che vescovi, parroci cercano di trovare soluzioni pastorali e terapia a questo status quo, ma si ha a volte la percezione di stare dinanzi a una tale onda e marea montante che le risorse umane, anche con tutta la buona volontà, non sono in grado di fermare, ecco, questa onda travolgente. E qui mentre compatiamo e soffriamo con il Signore per questa situazione, preghiamo, ecco, di fare il possibile ciascuno di noi per dare il nostro contributo per salvare i salvabili, per fare quanto di meglio possiamo, invochiamo al Signore il suo intervento, ecco, perché torni a far scoprire la grandezza e l'importanza dei sacramenti, quanto è importante celebrarli bene, costarli bene e santificarli in un modo nuovo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per voi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per voi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione al cielo in corpo ed anima di Maria Santissima. Sappiamo che Maria Santissima entrò in cielo in corpo ed anima, il suo corpo non poteva marcire, e non marcì perché era senza peccato. Noi esseri umani non siamo come lei, noi siamo peccatori, passeremo attraverso il travaglio della morte e il nostro corpo marcirà, a meno che non saremo già dei campioni della vita nella divina volontà. Gesù ha promesso l'incorruzione ai corpi di questi fortunati figli del suo regno, però anche con l'incorruzione non significa non morire. C'è un sacramento importantissimo per affrontare cristianamente la morte, che è il sacramento dell'unzione, che dovrebbe essere celebrato con immensa gioia dai fedeli, contentissimi di poter arrivare consapevoli al momento dell'incontro con il Signore, di poterlo vivere gli ultimi istanti della vita con una gioia, con una festa, come il compimento di un cammino, come il ritorno finalmente a casa, come la fine della tribolazione della terra, l'inizio della beatitudine. È un momento però anche molto difficile, il Signore ha scritto un sacramento per questo, un sacramento che avrebbe vissuto preceduto dalla confessione e seguito dal viatico, dall'ultima comunione con la vita di un innamorato di Gesù, un suo discepolo che lo ha ricevuto ogni domenica, meglio ancora se tutti i giorni, e che questa è l'ultima comunione, la prossima ci darà un bacio faccia a faccia, ricevendo l'unzione che è un sacramento dei vivi, che è, come dire, l'ultimo sigillo, dovrebbe essere ricevuto stando in grazia, questo si dovrebbe ricevere preceduta dalla confessione, anche dalla confessione della vita, e per dare l'ultimo tocco, l'ultimo sigillo, per tenere lontano il diavolo con le sue tentazioni dell'ultima ora, per cancellare dall'anima anche le sigle di piccoli peccati, quelli dimenticati, a dargli l'ultimo tocco per presentarsi. Penso che sia inutile dire come sta ridotto anche questo sacramento, insomma, quante volte non viene celebrato, perché il diretto interessato non gli passa neanche per l'anticamera del cervello, i familiari hanno come unico problema quello di tenere lontano il prete, perché sennò si spaventa e quindi si lasciano morire oggi decine di battezzati
Non vorrei usare l'espressione come cane, insomma, perché è un'espressione brutta, però è un'espressione molto brutta. Di fatto, purtroppo, la realtà non si discosta molto da questo. È veramente uno spettacolo penoso, no? Vedere tante cose, vedere l'operazione satanica del diavolo che ha distrutto non tutto, ma molto, insomma, di quello che c'era e di quello che era stato fatto con 2000 anni quasi di evangelizzazione. Adesso sembra veramente che in certe regioni in Italia stiamo molto meno peggio, ma in certi posti di Europa sembra di stare, cioè non si sa neanche per dove, cioè c'è rimasto quasi nulla. La Chiesa è fondata sulla roccia di Cristo e sulla roccia di Pietro, sappiamo bene che non potrà essere distrutta, ecco, però certamente ha subito una scossa non indifferente, si ritrova adesso, come dire, in un tempo di vera e propria passione. Ecco, dobbiamo fortemente pregare il Signore e anche qui io ho sempre pensato che la grande terapia di guarigione comincia dai singoli, man mano che le persone si convertono, tornano a Gesù, capiscono l'importanza di certe cose, cominciano a viverla e poi silenziosamente o a volte anche con la parola della testimonianza ricominciano a spargere un po' di vita intorno a sé. Molto più di questo non si può fare, però ecco, sarebbe molto già cominciare a fare questo unicamente veramente all'incessante preghiera, che rivolgiamo in questo mistero al Signore, perché possano essere riscoperti i sacramenti, anche questo sacramento, che è il sacramento della santa morte e della buona morte, che ha un'importanza capitale, ecco, nella vita cristiana e nella dimensione della salvezza eterna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente della tua misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria, regina degli angeli e dei santi. Questo mistero è la glorificazione di Maria Santissima, la sua intronizzazione al cuore, al centro del paradiso. E in Maria Santissima si compie perfettamente ciò che in tutta la Chiesa si compirà alla fine della storia, cioè le nozze di Dio con la creatura, l'unione beatifica, di cui abbiamo già sentito nei misteri luminosi con le considerazioni di Gesù. Le nozze dovrebbero essere un segno, la famiglia umana dovrebbe essere, tale è il sacramento del matrimonio, un'immagine della Santissima Trinità. Sappiamo benissimo che se c'è una cosa che nella Santissima Trinità non può succedere, succederà mai, è che i tre si disuniscano, Padre, Figlio e Spirito Santo. Sono tre, ma sono uno. E la forza della famiglia cristiana è sempre stata questa, quindi un'unione indissolubile, granitica. Solo la morte scioglie il matrimonio. Si sigilla il giorno del matrimonio, cessa soltanto con la morte. Una famiglia formata bene, con una buona preparazione, con un fidanzamento santo, casto, formata per vocazione, aperta alla vita, dedita all'amore reciproco degli sposi, al sacrificio, al dono di sé, è davvero una rappresentazione terrena della Santissima Trinità, come lo fu la Sacra Famiglia di Nazareth, chiamata dagli autori la Trinità terrena, che era appunto un riflesso della Trinità celeste. Si fa retorica, ecco, parlando della crisi del matrimonio, perché è un altro argomento oltremodo pietoso. Gli attacchi alla famiglia negli ultimi 50 anni sono stati a raffica, ecco, dal 68 in poi è successo il finimondo, è successo, e ancora non è finito, adesso siamo ancora in attesa delle ultime novità, ecco, legislative, insomma, delle ultime proprio follie aberranti, ecco. È bene per chi insomma ha un pochino di intelletto e che voglia usarlo ripercorrere questi disastri, questi tristi passaggi che forse non è il caso di fare in questa meditazione, per capire, ecco, come quando si comincia a scardinare qualcosa si instaura un processo il cui fondo non si può vedere. Quello che si vede sono le macerie della morte, libere convivenze che si rompono per nulla, con figli a carico che devono crescere poi a fargli di uno dei due genitori, non hanno fatto niente di male, ma sono privati della figura paterna, perché è stata costruita non una casa su una roccia, ma una non casa su nulla. Famiglie che si sfasciano a piena difficoltà, dilagare dei matrimoni civili, divorzi, riunioni, adulteri, a gogo, a chiusura alla vita, contraccezione, aborti, quindi ce n'è veramente disgraziatissimamente di tutto. Ci sono ancora, io ho avuto modo di vedere tantissime belle realtà, giovani eroici che costruiscono ancora la casa sulla roccia, che sono capaci di essere casti anche a 30-40 anni, insomma, prima del matrimonio, di pregare insieme, ecco, di formare famiglie aperte alla vita, di fare tuttora adesso tanti figli, ci sono, ecco, perché in mezzo a tanto sfacelo c'è tanto bene, certamente più nascosto e minoritario. Dobbiamo certamente anche qui pregare, cioè, siamo passati insomma da matrimoni che venivano celebrati 50-60 anni fa, quando la sposa entrava vestita di bianco perché poteva stare vestita di bianco,
e certamente non con i vestiti bianchi, bugiardi e insomma indecorosi che girano adesso, ecco, quello che vediamo adesso insomma nelle chiese, anche qui con l'incoscienza delle persone che insomma non si rendono conto, ma diventa una beffa fatta all'altissimo, no? Come ti presenti in chiesa? Pensi che il Signore non sappia tutto quello che hai fatto, no? Ci vuole anche a volte un po' di dignità, penso, un po' di buon senso, un po' di senso del giusto, e a volte anche di senso che ti diventa quasi di senso del ridicolo. Ecco. Preghiamo il Signore in questo mistero che possa tenere sante le famiglie che tuttora ci sono, aiutare i giovani coraggiosi a costruire sante famiglie e far giungere presto il tempo in cui la famiglia cristiana torni ad essere quello che deve essere nel progetto di Dio, quella chiesa terrestre e immagine terrestre dell'amore trinitario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te, per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa, per quanti ti sono raccomandati. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, nos cum prole vivere.